people in the house. We'll be right back.
Stai ascoltando People in the House. Save the bass. People in the house.
Stai ascoltando People in the House. Yo brothers and sisters, stiamo ascoltando il suono in diretta live su radiolinea numero 1 di Massimo Lippoli. Era la parte happy e non c'eri. Dopo adesso metto la parte dark, quindi No, stavo ascoltando e parlando anche di disco, perché poi per Massimo è come bere un caffè, lui parla e mixa nello stesso tempo, quindi stiamo facendo un po' di chiacchiere. E andremo anche su YouTube, sul canale YouTube del People in House. I prossimi giorni troverete tutte le interviste che abbiamo fatto questa sera, veramente curiosa, a Maurizio Monti e Massimo Lippoli, più il set di Massimo appunto che stiamo suonando adesso in diretta. Ci vorrebbero dei mesi per raccontare. È verissimo, abbiamo ancora 10 minuti da spendere, però in un minutino ti volevo chiedere, abbiamo parlato tanto di glamour, di outfit anche, no? Legato al mondo del clubbing, e tu ne sei un precursore e un navigatore tuttora. Mi sono nutrito. Oggi come sei vestito? Oddio, io non so più definire niente, perché oggi la moda è indefinibile. Se tu pensi che uno stilista non fa più una collezione, uno stilista guarda cosa succede, deve vendere. Sì. E di conseguenza però deve avere anche... Si può dire che sono un po' paraculi? Ma che paraculi, Business. Cioè, guarda quello che succede. È tutto business, Massimo. Anche lo trasforma in mano. Perché nella musica non è uguale, non siete paraculi? Sì, no, io preferisco piuttosto che andare a vedere un... Scusate, intanto ti bacio perché sai lassù e ti voglio tanto bene. Sì. Ma scusate, mi faceva cagare. E quindi io preferirei andarmi a vedere un concerto dei Radiohead. Ok, no, ma Avicii è grande, è stato bravissimo perché è stato un grande produttore, però io ho un indirizzo musicale nel mio cuore che è diverso. Sono nato in un periodo dark punk dove amavo i System Merch, i Sux and the Benches, e odiavo i Duran Duran, però poi amo tutta la musica e tu cambi nella vita, e quindi adesso adoro anche i Queen, che non ho sempre odiato. Certo. Però, cioè, ci sono dei cambiamenti, però se tu sei vero, sei te stesso. Io facevo la botta, con chi non era vestito come me o ascoltava altra musica. Che quando studiavo il dance a Bologna litigavamo veramente, però era bello perché ognuno aveva la propria personalità. Cioè, oggi è un cliché, la moda si riferisce a quello che vende, quindi tutto lo streetwear e tutto il resto. Guarda cosa ha fatto Virgil Abloh, scusate, con lui non mi pronuncio. Allora, cosa ascoltiamo con questo interesse. È un bellissimo cardigan di Danilo Paura, che mi piace molto perché è un designer italiano emergente, però già un po' di anni che lavora, è molto bravo, io lo stimo, e mi ha fatto questo regalino stupendo. Però tu prima mi avevi chiesto cosa l'anfibio erano... L'anfibio. Ah, l'anfibio io lo adoro, anche se inciampo fisso e sbatto anche addosso alla gente, ma è di McQueen Alexander, perché lui lo conobbi appunto a Lecos, che era un bel cicciotto, così viene hello, I'm sorry, how are you, can you, eccetera eccetera, mi chiedeva delle cose che non potevo, oltretutto io l'avevo conosciuto da poco ed era un po', tra virgolette, nella sua ingenuità invadente, mi dava fastidio, l'ho trattato male un po', perché comunque c'è sempre un modo per l'approccio, ma lui era molto infantile, era molto carino. Okay. Finché un giorno gli ho risposto male, se n'è andato a casa e ha preso una t-shirt, l'ha spalmata come lui sapeva fare, poi l'ha asciugata, ha messo i suoi caratteri cubitali del nome sotto, l'ha martellata, l'ha confezionata, l'ha chiusa, è arrivata I'm sorry, did this for you. Questo è uno dei regali più belli. Bello. C'era l'Anna Dello Russo che ballava sotto il palco e mi fa, Mauri, io la voglio sta t-shirt, ma guarda... è mia. E da lì, e gli anfibi invece li ha realizzati? Gli anfibi sono nel Sander McQueen. Questo è una bellissima felpa di Laneus, che è uno stilista italiano bravissimo nel mondo per la qualità della sua maglieria. E Puff Daddy prende le cose di Laneus. C'è solo da imparare. Maurizio Monti. Vabbè. Prima abbiamo parlato di feste memorabili, meravigliose, dove mi ricordo un anno che venne Mark Emmis del Mars di New York, perché chiamavamo questi DJ stranieri, e lui non voleva entrare a Letos, perché a Letos era un gabbiotto che chiaramente era sottoterra, dietro un distributore si incazzò a morte, io qui non entro, dove cazzo mi avete portato da New York, arrivo qua. Venne giù, entrò, perché comunque aveva preso già i suoi soldini, e quando vidi il locale impazzì, mi chiese di andare a lavorare per lui a New York. Ma perché? Perché avevamo fatto una festa gold dove io avevo messo queste ventole giganti di 2 metri, che sono quelle che vengono usate per le pubblicità, le avevo bullonate se non partivano, e prendevo questi, avevo ordinato dalla Germania un bidone enorme di brillantini. Te lo dico perché questa è stata una forma di PR importantissima. E io dicevo alla gente col microfono, chiudete gli occhi, partivano queste ventole, tiravo i brillantini in aria e tutto il locale diventava sparkling, e la gente sudata diventavano come i Rockets. Come i Rockets, e di conseguenza
questi brillantini se li sono portati per anni nelle macchine, negli abiti, nelle proprie camere da letto, e non andavano più via. Quindi quando ti arrivava un amico, dice: ma come cazzo vai con i brillantini nella macchina? Guarda, qui non puoi capire, è la festa gold dell'Eco. Fantastico, bravo. Capisci la leggende, la famosa parola. Fantastico. Come grazie, tutte le drag queen da RuPaul, tutte gli altri, tutte sono passati, Lady Bunny, tutti King Garlink, tutti. Grande. Facciamo gli ultimi 7-8 minuti con me, sì, Massimo Lippoli. Andiamo poi sul dark. Un po' più. Vai, spara rampa, che era bello quello. Quello che vuoi, dai. Vai. Vai, 7-8 minuti, Massimo Lippoli, mixa nel People in the House. Stai ascoltando People in the House. In the house.
People in the House. Perfetto. Ragazzi, ho dovuto telefonare alla sede della radio perché temo un ritardo. Con un Maurizio Monti in rampa di lancio con un altro aneddoto. Sì. Allora ho detto: posso tardare qualche minuto la puntata di stasera? Ma arrivano dei messaggi dicendo che non devo bere la birra. Mi hanno detto: c'è ancora Maurizio Monti con Massimo Lippoli o fai di tuo? No, ci sono loro. Allora va bene. Però tu lo sai che. C'è qualcosa che lo rende anche speciale, che lui è veramente il principe o la principessa delle gaffe. Sì. Loro, allora devi dire, non lui. Il principe gaffe. Allora, sono anche. Sai quante volte ha sbagliato i nomi dei DJ? Poi mi chiedeva, no, ma. No, gli dicevo il nome sbagliato. Allora, a parte i nomi chiaramente i DJ ospiti stranieri, ma molte volte ho fatto delle gaffe. Addirittura per i miei DJ suonava Flavio Vecchi, dicevo in consorri chi monta Flavio Vecchi. Oppure addirittura il nostro carissimo Marco Tranico, lo adoro, ciao amore. Marco, delle volte io lo annunciavo, c'era Ricky Fontanari e non c'era Marco, ma delle cose. Ma beh, sono la faccia di Ricky. Sono licenze poetiche, dai. Ma sì. Un giorno Ricky, quando è venuto ospite, ci raccontò un aneddoto su Mauri. Di un after. Litigavamo sempre. Io. Era riferito. Certo, perché tutte le volte mi rompe il cazzo perché ero sempre troppo al microfono. Ma era la gente che mi diceva: Mauri, va al microfono. Certo, guarda. Lui, vabbè. Erano sempre quei cinque lì che dicevano solo loro. Ascolta, ma spiegami una cosa. Certo, era la gente. Ti ho mai detto mai qualcosa di tutte le mostruosità che hai fatto nella tua carriera? Ti ho sempre rispettato con i tuoi difetti. Una sera, vabbè, intanto Massimo Lippoli per Cabala ha suonato una preview del suo prossimo brano. Quando esce? Sei in fase. Oggi hai fatto un bounce al volo per farcelo sentire. Esatto, siamo troppo ancora indietro. Sì? Si parla di febbraio almeno. Ah, ok, ok. Io gli ho rotto il cazzo per anni. Sono bellissimo. Ho sempre voluto Night of the Jaguar di J. Romantico. L'abbiamo suonato l'altro giorno. Night of the Jaguar. Era bellissimo. Quel disco su tutte le produzioni fatte, che credo ci siano addirittura 700. È il miglior, ma non sente niente. Ma ci sono 700 versioni. Ma te l'ho detta io questa, non è che la puoi continuare a dire a tutti quanti. Sto pezzo proprio la giungla. Devi sapere che ho una decina di CD con solo Night of the Jaguar. Metti la cuffia. In 3000 versioni. Meraviglioso, sto pezzo, lo amo anche io. Sì. Addirittura ne ho sentita una meravigliosa brasiliana. Il genere brasiliano. Sì, un po' tropicale così. No, il. Bossa? Bossa no. Addirittura di bassa. Anche se però per me stringappella. Il disco che vince completamente tutte le epoche, i cambiamenti, è I Feel Love. I Feel Love tu lo puoi suonare qualsiasi attuale momento, oggi. A livello proprio anche tecnico, anche di battute, di sonorità, è elettronico, è pop, è tutto. È tutto. Sì, sì. Infatti, se non sbaglio, verrà George Mordor qua, no? Sì, non lo possiamo dire? Ma sì, il 5 lui è con Alicante a Rimini, che è Alicante, un DJ che amo. Sì. E ti dico, io ci ho lavorato con George Mordor perché feci le PR per un brand degli anni 90 rilanciato qualche anno fa a Milano, che era Tarebantini. Lui era il DJ, ci siamo conosciuti. Mi ha presentato il marito di Donna Summer, divertentissimo, ed è una persona fantastica. Se tu pensi che oltre a quello che ha fatto per la disco, chiaramente si è trovato nel momento giusto, ha conosciuto le persone giuste e ha capito subito che Donna Summer era un fenomeno, l'ha lanciata. Qua con Pete Bilotta aveva uno studio avanti di 20 anni. Poi è arrivato anche a produrre Daft Punk, e con questa produzione è cambiata tutta la scena musicale francese. Perché io quando andavo a Parigi, facevo il PR per Video West, andavo a Parigi nei locali, c'era del rock, una roba oscena. Cioè, una delle città migliori dove la moda si esprimeva, la moda del momento, quindi era l'espressione migliore dello stile. Poi andavi nei party con della musica orrenda, proprio orrenda. E quindi lui. Stiamo parlando di 3 premi Oscar anche. Certo, però comunque producendo i Daft Punk, lui ha dato il via a tutta una produzione francese. Dopo sono nati tutti i grandi DJ, eccetera. Ma prima l'house non c'era. Cioè, in Francia, noi avevamo dei DJ nostri italiani Tu Massi andavi in Francia? Scusami, ma io all'epoca? Andavo nei locali. Dove andavi all'estero a suonare all'epoca? Dalle balle, alle palais, alle band. Francia andavi? Francia no, ma sono andato in America, New York. Poi dopo una decina d'anni a Miami. Però no, c'era un movimento francese funky. Quando? Nel 92-93. Funk, hai detto bene, ma non c'era funk house. Manca il nome perché mi sta succedendo guarda, questo. Allora, cercando di prendere tempo. Dai, ma ci fate una litigata un allora, po'. Allora, no, io ti dico una cosa. L'unico disco decente che io sentii quella sera, che poi hanno chiuso le Bandus, l'hanno chiuso per un anno, era il disco di I Be Your Friend di
di Robert Owens, perché per il resto musicalmente veramente non è... Io ti dico, quando ho portato Dimitri from Paris a Lakers era il maggiore esponente di quel periodo, ma per il resto era, a mio parere, zero, secondo la proporzione e il beh, il dopo rapporto... è nato il French Touch, poi dopo, certo, però col rapporto nostro, cioè c'era Ricky Montanari, lui e Flavio eccetera, che erano molto più avanti musicalmente di quello che succedeva di tanti in Francia, poi, sì, sì. Solo che poi noi dopo ci siamo fermati perché non siamo stati dei grandi produttori, oltre... ma noi siamo così, ci piace adesso dire... però c'è questa produzione italiana bella presente dopo il fenomeno berlinese, comunque adesso c'è una bella produzione italiana, sì, perché comunque hanno fatto un buon lavoro adesso gli italiani. Allora no, allora non era proprio più noi produrre dei dischi. Senti Massi, chiedo a te, prima questi giorni un po' di date per vederti dal vivo suonare. Cos'hai? Il Capodanno sotto le feste di Natale? C'hai la fiera della bistecca, no, della trippa. 25 colazione a Tiffany, okay. A Verona, sì. Con Ralph, tra l'altro. Sì. Poi... dove sei con Flavio e Ricky? Con Flavio e Ricky è l'afterone proprio. Beh, abbiamo fatto una festa bellissima, lui, Flavio e Ricky, abbiamo fatto un party, no, però lì, nella sede dell'ex Diabolica. No, però lì non è stato bello il fatto come che... no, eravamo... no, bello il fatto che non fossimo tutti e tre insieme nella stessa... però ok. Quindi separati, invece lì all'after saremo... beh, è stata... dov'è? Dove lo fai? A Vicenza. Vicenza, quando? L'1 mattina, bellissimo. Ok, invece tu, Mauri, Peter Pan? Ma io lavoro al Peter, faccio la direzione artistica con i Buffani, con i proprietari e lo staff. Che salutiamo, e ti Robby, devo dire la verità, la villa d'estate è veramente il più bel locale che c'è in Italia, sì, a mio parere. È energia anche, incredibile. Ma sì, anche il direttore artistico del Pascià mi manda sempre i video, ti prego mandami dei video. No, è molto bello. Il Peter d'inverno sta un po' soffrendo il fatto che, come ti dicevo, quello che c'è stato in precedenza sull'alcol, sul ritiro delle patenti a man bassa in maniera esasperata, ha rovinato molto Riccione, quindi molta gente non viene più a Riccione e di conseguenza dobbiamo lavorare con un bacino d'utenza che è molto locale d'inverno, purtroppo, nonostante che, per dirti, per l'ultimo dell'anno ho prenotazione da tutta Italia, sì, perché sì, comunque la voglia, la gente, Riccione si sta bene, anche bene. Riccione si sta bene. No, al Peter facciamo un più di serate, il venerdì sera Clorofilla è alternativo comunque, perché sai che il sabato c'è il Vida Loca e il venerdì sera è sempre molto interessante. Il 25 invece per Natale facciamo Cocoon. Interessantissimo. Poi vabbè, il primo ci sarà Ralph, il primo dell'anno, che farà una data l'unica, no? Sì. E poi avremo altre cose. Vale. Abbiamo anche Sven Vatt in programma. Ho trovato un signore, un signorino, che secondo me nel 92-93 la mandava di brutto. Vai. Vuoi sentire? Vai, no, vai. Ho già capito. Dai, un funkettone. Bob Sinclair. Ah, bravo. Quando ha cominciato? Bob Sinclair, quando ha cominciato, sì, sì. Era qualcosa. Era underground. C'era un doppio dove. Era lui il francese track, che volevi dire. Era lui che sono andato a cercarlo. Scusa, ma ce l'hai il primo disco? Fuori dal mio immaginario. Questa era l'epoca di CC4567, te la ricordi? Però quella? Quella è arrivata Jim Tonic. Già lì aveva sterzava verso il mainstream. Verso il commerciale, quindi, ma se tu vai indietro, nel 92-93 c'è un doppio. Cos'era Champs Elysees? C'era un pezzo, sì, lì, bravissimo, spaccava quel doppio lì. Suonava anche in radio. Ti posso dare due notizie? Tutti noi di quel doppio lì suonavamo su 8-7. Sì, ti posso spaccava, dare due me lo notizie ricordo. Su Massimo Lippoli? Vai. Devi sapere che ho organizzato una festa bellissima per Renzo Rosso ed era un tributo allo Studio 54. Lui, sì, è stato, tanto per cominciare, l'ultima sera aperta dello Studio 54. Lui era in console. Ma no, dai, eri lì in console a guardare. Lì di fianco alla però console. Lui, dopo che io ho chiamato a fare comunque per la festa dello Studio 54, lui ha suonato il primo disco suonato allo Studio 54. Dai. Per parti, sì, mi ho documentato. Figata. Ti posso dire un'altra disco, cosa molto divertente? Vai. Quando allo Studio 54 ci lavorava Grace Jones, che poi veniva sempre a Lakers, Grace Jones invitò gli Chic dentro nel locale perché voleva fargli vedere il locale, perché voleva fare una produzione con loro. Sì. Ma chiaramente lo Studio 54 inventò la selezione, loro erano vestiti da cani e non li hanno fatti entrare. Quindi incazzati questa, neri sono tornati a casa e hanno scritto il pezzo. Non Le Freak, era Fuck Off. Fuck Off. Il primo titolo, poi che per la censura è diventato Le Freak. È verissimo, lo sapevamo, questa l'avevamo già raccontata. Grazie Massimo Lippoli. Grazie. Maurizio, grazie Monti, Michele, grazie. Ciao Stefi, grazie a Michele, a tutto lo con staff. Maurizio Monti azzo. Non ho rotto il cazzo più di tanto, no, ma